L'ultimo trimestre dell'anno porta in dote una sgradita sorpresa. Aumenti, aumenti e ancora aumenti per quanto riguarda elettricità, gas metano e soprattutto carburanti. E il governo Meloni è praticamente immobile rispetto a questa escalation di costi che avranno conseguenze fortissime sia sull'inflazione perché. Grazie all'aumento dell'energia e del gas metano e del costo del gasolio, i prezzi delle merci sicuramente si innalzeranno e, soprattutto, e soprattutto sui costi delle famiglie e delle imprese, che sono ancora più messe sotto pressione per via dell'aumento dei costi operativi. Ne parliamo in questa puntata del Schiaccia Sassi, Ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. A tra poco, dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Elena. L'ultimo trimestre del 2023 si è, porta in dote una brutta sorpresa in temi di rincari, rincari e ancora rincari. Ci si riferisce soprattutto all'andamento dei prezzi del, sul mercato internazionale dell'energia, quelli del petrolio che sono in deciso aumento e ce ne siamo già accorti tutti andando al distributore a fare il pieno di benzina e di gasolio che, dove il prezzo dei carburanti è cresciuto decisamente nelle ultime settimane, ma soprattutto nei prossimi mesi ci si dovrà fare i conti con l'aumento di ben il 18,6% delle tariffe per l'energia elettrica, soprattutto per gli utenti che sono ancora nel mercato. Circa un 30% del totale dei consumatori. Per gli altri, quelli sul mercato libero, hanno già incominciato a sentire gli effetti del caro energia determinati dal prezzo del metano e del petrolio e hanno già visto nelle bollette un conspicuo aumento. Ma il problema fondamentalmente è che in questo contesto il governo Meloni è sostanzialmente immobile. Ha proposto di dare dei bonus all'interno de delle carte valori per i più poveri, però per tutto il resto delle cittadinanze, in particolare per quel famoso reddito medio, quella che ormai è in via di estinzione, che ha l'avventura di guadagnare. Un po' più del minimo editale quindi quelli che, coloro che guadagnano mediamente dai 1500 ai 2000 euro 2500 quando va bene di stipendio netto al mese. Costoro sono tagliati fuori da qualsiasi forma di agevolazioni, di sconto di riconoscimento e devono galleggiare tra aumenti dei delle rate dei mutui determinati, dagli eh, rialzi continui dei tassi di sconto perpetrati dalla Banca Centrale Europea e probabilmente ne vedremo ancora altri perché l'inflazione nonostante che sia in leggero calo rimane comunque alta, un mediamente se dovesse bloccarsi adesso sarebbe sempre un 5% su base annua, il doppio di quello che è atteso uh, dall'Unione Europea e soprattutto dover fare i conti nel periodo che porta il freddo e dove i consumi di energia, guarda caso, aumentano sia per quanto riguarda il gas metano, ma anche e soprattutto per l'energia, perché le giornate durano di meno, quindi c'è maggior ricorso alla luce per illuminare, per riscaldare, per far funzionare le caldaie e quant'altro. Eh beh, I costi aumentano decisamente, tant'è vero che le stesse previsioni che fanno le associazioni di consumatori e la stessa area parla di un aumento di, che porterà la spesa media della famiglia tipo a 889,60 centesimi per la sola energia elettrica, il che è una bella tostatura, ma qui, come si diceva, è solamente la punta dell'iceberg. Perché? L'altro forte aumento che si sta registrando in questo eh, periodo è quello relativo ai carburanti, carburanti che in Italia hanno un prezzo alla pompa decisamente superiore a quella che è la media europea. Ma attenzione, non tanto per quanto riguarda il prodotto diciamo franco raffineria, che poi tra l'altro incidentalmente in Italia si raffina sempre di meno e siamo sempre più sottoposti al eh, gioco delle importazioni. Fino a poco tempo fa, soprattutto per il gasolio, si importava carburante dalla Russia adesso col blocco de, all'embargo delle, delle importazioni si è costretti ad andare sul mercato libero e le quotazioni del gasolio stanno sen, registrando una vera e propria impennata proprio perché non tra, lavorando più sul territorio nazionale il, con le raffinerie per questioni di carattere ambientale il petrolio grezzo l'Italia è esposta alle traversie del mercato libero con tutte le quotazioni e gli automobilisti e gli autotrasportatori ne sono i primi a pagarne le conseguenze secondo la Federazione Italiana Autonomica dei benzinai, la Fibe, il costo in Italia dei carburanti nel periodo gennaio-luglio 2023 è stato mediamente superiore alla media europea, ovviamente, di 22,4 centesimi, il che non è affatto trascurabile. E il governo, di fronte alle promesse che aveva fatto ancora qualche mese fa di applicare la Cisa mobile nel caso in cui ci fossero stati forti aumenti del costo del carburante, è rimasto sostanzialmente immobile. Salvo il ministro Urso che ha proposto di dare 80 euro di incentivo a coloro, a quelle famiglie, a quelle realtà che sono a basso reddito. Però, come dicevamo prima, a tutti gli altri non è previsto nulla. Anzi, a ogni volta che vanno al distributore per fare 50 euro di carburante, i litri messi nel, dentro il serbatoio sono sempre di meno, sia di benzina che di gasolio. E la cosa non va fatto bene. Perché il gasolio è quella forza, quell'energia che muove l'economia globale. E col gasolio si muovono tutti i trasporti, si muovono le merci, si muovono le persone. E se questo carburante cresce a dismisura, è ovvio che avrà anche degli effetti su quell'inflazione che si cerca di sedare che però mettendogli letteralmente benzina all'inflazione per farla crescere, è ov ovviamente difficile aspettarsi che questa cali in maniera nella maniera attesa dalle regolatori europei, ma soprattutto anche dagli stessi cittadini che soffrono soprattutto sul voce del carrello della spesa, quindi gli alimentari, i generi di largo consumo, che sono direttamente influenzati proprio dai costi di trasporto delle varie attività. Ecco, anche qua il governo Meloni poteva agire. Prima e meglio in maniera strutturale, dando un taglio netto a tutte le accise che gravano sul costo dei carburanti, che sono le più alte in Europa e che contribuiscono a portare il costo dei carburanti da un livello medio-basso medio a livello di prodotto, costo prodotto a un livello medio-alto se non il più alto in assoluto d'Europa quando si assomano IVA e accise. Su questa voce, qua, il governo come al solito, pare poco, poco sensibile, anche perché eh, i distributori di benzina sono quelli che molti definiscono il bancomat per il governo. Entrate sicure, facili, immediate per quanto riguarda il gettito tributario. Però. Se si per continua a spremere sempre lo stesso limone, è ovvio che non si può andare molto lontano. Anzi, si, si incomincia a tagliare il ramo su cui si è seduti, proprio perché l'economia sta rallentando. E da questo punto di vista, così come riconoscono gli stessi associazioni di consumatori, tutti i provvedimenti che ha fatto il Governo, per dare sconti, per dare bonus e quant'altro, alla fine la fiera sono improduttivi perché sono limitati, sono, sono, apportano solamente un grande carico burocratico ulteriore a, eh, sia per i gestori sia per gli stessi cittadini e alla fine portano molto meno di quello che si potrebbero essere gli effetti attesi di un taglio secco e definitivo delle accise su tutti i carburanti con la priorità di partire sul gasolio, anche se molti sono contrari perché lo ritengono a torto un carburante sporco. E da questo punto di Vista i 100 milioni che il ministro Urso ha stanziato per intervenire sulla social card per le famiglie a basso reddito, potrebbero essere spalmati su, più in generale su tutti i consumatori e, soprattutto, ricorrendo a quel maggior gettito derivante dall'aumento del costo industriale del petrolio, per poter restituire ai cittadini e ai consumatori quasi tutto o gran parte di quelli che sono i maggiori incassi da parte dello Stato. Sarebbe un'operazione di trasparenza, sarebbe un'operazione win-win per tutti i soggetti coinvolti erario, stato, e cittadini consumatori che devono pagare il prodotto e soprattutto ci sarebbe un terzo incomodo che potrebbe anche giovarne perché l'inflazione potrebbe finalmente avere una spinta in più per poter calare. Vedremo cosa verrà fuori, però il, tutte le premesse che si sono viste nelle ultime settimane pare che il governo Meloni sia abbastanza impantanato su questa cosa qua, non sappia cosa scegliere e nel mentre in cui si annuncia il famoso carrello della spesa tricolore con gli sconti del 10% volontari da parte della grande distribuzione, soprattutto sui prodotti a marchia proprio, vedremo cosa viene fuori perché anche qua si poteva fare un'operazione molto più seria, molto più strutturale e soprattutto molto più efficace, aperta a tutti quanti, non solamente a determinate eh, tipologie di prodotti, fare come ha fatto la Spagna, tagliare decisamente l'IVA sui beni alimentari e dell'igiene personale, portandola dall'attuale 4, 5 o 10% a seconda delle tipologie merceologiche a un valore di 0 o poco più. Per un periodo di tempo di sei mesi, un anno e quant'altro. Perché in questa maniera si aveva sicuramente una forte spinta per ridurre l'inflazione e per dare maggiore potere d'acquisto ai singoli cittadini. Anche qua una via facile, lineare, semplice non è stata seguita per favorire forse le classiche carte annonarie del tempo che fu, forse memory di quei periodi che qualche nostalgico ancora rimpiange. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Schiacciassassi termina qua. Prima di salutarvi, vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. Da parte di Stefano e Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Sempre che lo vogliate. Ciao!